Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parliamo di curl e di row, quindi due movimenti che abbiamo visto spesso in tutti gli esercizi del calisthenics, ma non solo, e oggi vi darò tre esercizi per migliorare in questo deficit. Dopo la sigla. Mi raccomando ragazzi, se volete essere seguiti da noi con tutti gli aggiornamenti, le gare, eccetera, programmi, chi più ne ha più ne metta, recupera gli infortuni, link in descrizione, ma già sapete, quindi basta andare sotto. Ma adesso, bando alle ciance, andiamo a vedere bene questo esercizio. Come sapete, io ad esempio personalmente ho grossi problemi nella tirata, proprio perché abbiamo visto negli anni anche con Simo Chiozzi, che durante la trazione che cosa faccio io? Vado a buttare praticamente il gomito in avanti. Ma perché? Non perché lo voglio io, perché mi piace seguirlo in questo modo, ma perché cerco in qualche modo di aiutarmi facendo un curl, quindi in questo caso una flessione dell'avambraccio con punto fisso, per salire, quindi per raggiungere la sbarra e superarla col mento. Questo movimento è spessissimo difficile da fare per soggetti molto rigidi a livello del torace. Di solito questi soggetti si presentano con un collo, diciamo, corto, non lunghissimo, anteposizioni di scapole, e spesso cosa faccio fare io questi esercizi a queste persone che poi soffrono anche di dolore al collo? Degli esercizi di mobilizzazione, quindi mobilizzazione del tratto cervicale basso e toracico alto, quindi questo distretto qua. Banalissimo esercizio, anteposizione, si va a fare questo, mento basso, vedete? Così, in modo tale che tutta questa zona si va a mobilizzare, è molto importante. Un'altra cosa che si nota in questi soggetti, sto partendo con l'analisi del collo, perché le altre analisi le avete viste spessissimo, un'altra cosa importante è lavorare sull'allungamento, sulla mobilità, diciamo così, che mi piace di più definirla in questo modo, perché i muscoli devono essere sia flessibili ma anche forti, quindi mobili, questo è il termine che meglio li definisce, utilizzando un pallone andare a fare questo movimento, proprio per, vi faccio vedere. Vedete? Sempre il movimento che ho visto prima, che ho fatto vedere prima. Mento basso. Schiacciare, quindi non è questo, ragazzi, non è questo, ma è questo. Quindi mento in basso. Qui dovrete sentir tirare dietro e lavorare qua sotto. Poi a seconda, caso a caso, ovviamente va valutato singolarmente, se avete bisogno di una valutazione, ripeto, link in descrizione. In questo caso andrete a lavorare sulla mobilità di questi muscoli e il rinforzo dei flessori profondi. È molto utile perché mi dà un collo bello stabile, un capo stabile, anche nel movimento di trazione ne beneficerete, proprio perché tutta la catena va a stabilizzare il movimento. Questo era per dirvi che soggetti di questo tipo molto spesso, come nel mio caso, vanno a fare questo curl, quindi dovete andare a esaminare, ovviamente insieme a dei professionisti si fa questo, quindi nel caso fisioterapisti, miei colleghi, il movimento del soggetto in modo tale da metterlo, da sistemarlo in modo corretto, perché notate questo compenso, quindi non basta lavorare solo sul gesto di tirata, ma bisogna mettere a posto anche queste cose. A volte invece noterete che ci sono soggetti che vanno su tranquillamente, quindi non avete questo tilt, diciamo, questo spostamento del gomito in avanti, perché è sempre una strategia che il corpo usa per far cascare il baricentro in modo tale da rendere il movimento più semplice. Questo è molto importante da capire. In altri video, anche in passato, avevo parlato di questa problematica. Un'altra strategia che noterete durante il gesto della trazione è una limitata estensione dell'omero, quindi il soggetto tenderà a portare avanti il corpo, quindi in questo modo, perché salendo, vedete cosa succede, non dovrà più reclutare
deltoide posteriore, gran dorsale lavorano sempre, ma non dovranno più lavorare in questo range per chiudere la trazione, ma dovranno lavorare qui. Quindi risulterà molto più facile, proprio perché questa tipologia di soggetti fa meno fatica a reclutare, quindi a estendere a questi gradi rispetto a questi. Perciò dovremmo andare nello specifico a lavorare su questi movimenti. Un esercizio utilissimo anche per rinforzare quei gradi è, lo vedete spessissimo, io lo utilizzo su tutti i soggetti, su tutti i miei pazienti, per rinforzare il cingolo scapolare posteriormente. E qual è? È mettermi a pancia in giù, quindi appoggiare la fronte, sollevare le braccia e tornare giù. Qui potete lavorare a seconda delle zone dove si trova il deficit, anche con braccia leggermente più chiuse, quindi non a 90 gradi ma più chiuse, insomma, vi valuterete, pollici verso l'alto, a seconda se volete portare la spalla in extra rotazione, insomma, quello dipende un po' dal soggetto che state con cui state lavorando, oppure voi stessi, verificando, facendovi valutare, andrete a lavorare su questa tipologia di esercizi. Però, ripeto, molto utile. Tuttavia, che cosa succede? Non tutti sono in grado di tenere un torace piatto, no? E quindi, cosa ho notato anche sui tantissimi pazienti che ho valutato? Che si ha una rigidità, ad esempio, a livello del torace, quando si è sdraiati si crea praticamente una sorta di montagna, e non va bene, perché questo ci fa lavorare in modo errato. Lavorate praticamente a pancia in giù, ma siete tiltati, non riuscite a reclutare bene i depressori della scapola e di conseguenza viene alterato il movimento. Quindi che cosa vi consiglio di fare? Semplicemente vi consiglio di mettervi in ginocchio davanti a una panca, una sedia, quello che avete, sdraiarvi in questo modo, in modo tale da appiattire, vedete che qua si annullano le curve. In questo caso l'esercizio risulterà anche più difficile e ripeterete l'esercizio, sempre depressione, aprire. Vedete che anch'io faccio molta fatica, soprattutto a sinistra dove avevo subito un trauma. E perché dovrei lavorarci? Ma come si dice, il calzolaio ha sempre le scarpe rotte. Quindi, detto questo, abbiamo individuato un po' di problematiche di chi va a prevalere sul curl, quindi nel gesto di pull, nel gesto di tirata, rispetto al row. Quindi ci siete arrivati anche voi, che gesti che ci possono aiutare in questi casi sono sicuramente il rematore, il pulley, ad esempio un cavo, quindi sono tutti esercizi, però alcuni di voi magari non vogliono utilizzare degli strumenti per X motivi, quindi si possono usare anche gli anelli, quindi la trazione orizzontale, e lavorare su questo gesto, quindi di tirata praticamente orizzontale, quindi vi mettete a fare questo movimento. Per soggetti ancora deboli, io lo utilizzo ad esempio su tanti miei pazienti anche un po' magari più anziani, piuttosto che giovani con problemi molto più, diciamo, marcati, dove non si possono utilizzare grandi carichi, con un semplice elastico andiamo a cercare di fare questo. Quindi già insegniamo il corretto reclutamento delle scapole, quindi di reclutare tutta la zona posteriore. Insomma, ci sono diversi movimenti che possono aiutarci. Ricordatevi sempre che tutti noi siamo diversi ed è giusto andare a monitorare caso per caso, anche perché i casi spesso sono ibridi. Se sentite dolori, fastidi, vi siete accorti di tutto questo, potete scriverci nei commenti, contattarci, tutti i link in descrizione per essere seguiti da noi o avere una valutazione, anche per soggetti che vivono lontano online. Io preferisco sempre che veniate in presenza, insomma, se vi dovesse capitare, ma scrivete che non c'è nessun problema. Quindi, abbiamo visto oggi dei concetti molto importanti. Cercate di notare come sono le vostre trazioni, se avete tanto tilt del corpo in avanti piuttosto che altre problematiche. Scrivete nei commenti se volete che analizziamo qualcosa in particolare. Ricordo che ovviamente per soggetti di questo tipo il muscle up risulta essere molto più difficile, proprio perché bisogna lavorare anche sulla propriocezione del gesto, quindi ci sono un po' di cose.
Bene, se questo video vi è piaciuto, tasto like, iscrivetevi al canale, ma già lo sapete, condividetelo a qualche amico che ha questa problematica, insomma. Noi ci vediamo presto, come al solito, un saluto da Simone. Ciao ciao!